4 aprile, buona giornata a tutti. Oggi la luna è in acquario e parto proprio dal segno dell'acquario, due stelle. Si dice aprile dolce dormire, oggi l'acquario ha sonno o comunque, nonostante la sua intraprendenza, è un pochino svogliato. Può capitare e soprattutto poi sapete che dobbiamo capire anche il periodo, no? La primavera è la stagione del rinnovamento e l'acquario vorrebbe vivere costantemente variazioni nella propria vita. Non sempre si può ottenere questo, a volte bisogna aspettare che il destino ci dia il là, ci segni in qualche modo, ma questa giornata potrebbe essere un po' dubbiosa. Attenzione in amore, dovete puntare le persone giuste, non perdete tempo con chi non vi merita, e in questi giorni forse una verifica va fatta proprio a livello emotivo, perché se c'è qualcosa che non quadra, se ci sono delle persone che si sono un pochino assuefatte, insomma è il caso di risvegliarle. È un po' complicato stare accanto ad una persona dell'acquario, devo dire, perché gli acquario sono sempre piuttosto innovatori, vogliono sempre vivere emozioni diverse. Diciamo che accanto ad un acquario non ci si annoia, però attenzione a non diventare troppo monotoni, perché altrimenti c'è il rischio davvero di entrare in conflitto con una persona nata sotto questo segno zodiacale. Oggi la giornata è un po' elettrica, così come è elettrica per il segno del leone. Se ieri la luna in opposizione non ha colpito troppo le vostre emozioni, oggi potrebbe farlo. E allora, avete mai visto un leone rassegnato? Io no. Magari dentro di sé si sente sconfitto, si sente deluso, ma non lo dà a vedere. Allora, potremmo incontrare oggi dei leoni molto fieri, molto battaglieri, proprio perché si sentono giù di corda e non vogliono dare a vedere agli altri una apparente, assolutamente apparente, sconfitta. Io non parlerei di sconfitte nel vostro caso, perché secondo me di vittorie ne avete avute tante di recente, e posso dire che le prime due settimane di aprile sono eccezionali, soprattutto per chi ha un lavoro in proprio, un'attività che consente una certa competizione. Però oggi relax, perché secondo me siete un po' fuori gioco e tra l'altro questa sera potreste arrivare esausti a casa. Il segno dello scorpione, tre stelle, anche voi avete questa luna particolare. Attenzione ai lunghi spostamenti, attenzione se dovete fare delle cose che non avete voglia di fare. Lo scorpione è ribelle, ogni tanto sbuffa quando ci sono degli impegni che in qualche modo non possono essere derogati, però necessità fa virtù, che volete. Bisogna anche portare avanti le cose quando non ci interessano. Tuttavia posso ricordare che questa prima parte di aprile è importante, soprattutto per dare nuove regole al gioco, ad un gioco che riguarda l'attività, ad un gioco che riguarda l'amore. Il segno della bilancia è un po' afflitta in questo momento, almeno dal punto di vista astrologico, poi vi dico sempre non credere, verificate. È come se ci fosse la voglia di fare un grande salto, ma l'impossibilità di agire. È come se ci fossero delle molle, come se si fosse legati da qualche vecchia tensione. Il desiderio di fare piazza pulita di tutte le situazioni che hanno creato problemi c'è, ma come agire, soprattutto quando si è in qualche modo legati alla tradizione, quando si è legati a delle persone che in qualche modo appartengono alla nostra vita. È complicato in questo periodo rigenerarsi, fare scelte diverse dal passato e soprattutto escludere un passato che probabilmente è stato complesso da gestire. Però bisogna farlo, bisogna innovare, magari con le stesse persone, se possibile, altrimenti in altre occasioni, in altri luoghi, in altre dimensioni. Per il segno zodiacale dei Gemelli questo cielo è un po' rallentato e noi sappiamo che i Gemelli vorrebbero essere sempre pronti a fare delle cose diverse. Guai ad avere attorno persone che vi dicono sempre no, non le sopportate, non volete avere attorno persone che sbuffano in continuazione. Voi siete allegri anche quando non c'è bisogno di esserlo. Non volete sentire discorsi di gente che sta male. Insomma, non dico che volete vivere sempre lontani dalle preoccupazioni, però quasi. Ora è impossibile mettersi in gioco senza affrontare qualche dubbio, perché i nodi sono arrivati al pettine. Forse qualcuno, a furia di rimandare una decisione, si ritrova al punto che non può più dire no. Molto importante vedere cosa sta accadendo in amore. Il segno zodiacale dei Pesci merita 4 stelle. Secondo me questa è una settimana di impegno, ma insomma
alla fine interessante. Lo sanno in modo particolare i liberi professionisti e tutti quelli che possono gestire al meglio una occupazione. Le preoccupazioni fanno parte della vostra vita, siete quelli della lacrimuccia facile, ma ben venga anche la lacrimuccia. Voi vi commuovete quando vedete un film romantico, vi commuovete anche se assistete ad un qualcosa che non è direttamente collegato alla vostra vita, ma magari, che ne so, vi raccontano di una persona che sta male, vi lasciate coinvolgere. Questo è molto bello, ma adesso dovete preoccuparvi un po' di più della vostra tranquillità interiore. Il segno zodiacale del Cancro è un altro segno d'acqua che fa sognare. Lo dicevo qualche giorno fa. Secondo me siete le persone più romantiche dello zodiaco, però anche voi avete dei momenti di grande difficoltà che esternate con i silenzi, con le incomprensioni. A volte è difficile capire voi stessi e vi mettete in condizioni di essere assolutamente incomprensibili agli altri. Questa giornata però vi aiuta, andiamo incontro ad un periodo migliore. Unico dubbio, le relazioni che sono state portate avanti fino a qui con troppe esitazioni, perché da venerdì o dentro o fuori le regole del gioco cambiano. Per il segno zodiacale della Vergine spero che sia arrivata una buona risposta, purtroppo Saturno in opposizione porta dei fermi. È chiaro che ognuno ha il proprio cielo, possono essere fermi di tipo fisico, possono essere fermi di tipo lavorativo perché si vorrebbero fare altre cose. Dubbi, anche in bene, amate tanto una persona, siete giovani, magari volete sposarvi, convivere, però sentite che non è il momento ideale per farlo. Insomma, esitazioni che però alla fine lasceranno spazio a qualcosa di più. Curate la forma fisica. Il Sagittario è in vena di amori e lo sarà ancora di più da venerdì. Quindi se nella vostra vita c'è un Sagittario, vi piace un Sagittario e siete ricambiati, adesso lasciate perdere, ma tra sabato e domenica cercate di incontrarlo o di incontrarla. C'è lo importante per voi che appartenete a questo segno zodiacale per imporvi nuove mete da seguire. Il segno del Toro finalmente risale la china. È vero che avete avuto tanti problemi negli ultimi tempi, però il vostro orgoglio è incrollabile. Volete stare senza di me? Volete fare a meno di me? E io vado oltre, e io cerco altra gente. La ribellione è importante in questo periodo e vi aiuta a superare momenti complessi. Per il segno dell'Ariete, via libera, porte aperte all'amore, alle nuove iniziative, anche ad una liberazione. Per troppo tempo non avete detto una cosa, adesso potete dirla, senza tema di smentite e paura del parere degli altri. E il Capricorno oggi è un pochino più tranquillo, nonostante qualche dubbio riguardi la forma fisica, non tanto vostra ma di una persona a cui tenete parecchio. C'è da dire che in questo momento le risposte di casa e di lavoro dominano su tutto il resto, avete bisogno di avere maggiori certezze. Vi abbraccio, vi aspetto domani, ciao!